Presentati. Nicola Ferrari, ho studiato alla facoltà di farmacia, mi sono laureato nel 2006 all'Università degli Studi di Bologna. Mi chiamo Marianna Camerinesi, ho studiato scienze della comunicazione con indirizzo giornalismo nell'Università LUMSA di Roma, e dove mi sono laureata nel luglio 2006. Puoi descrivere le principali tappe lavorative e formative successive alla laurea? Per esercitare la professione di farmacista dobbiamo sostenere un esame di Stato che si fa circa 4 mesi dopo la laurea. E trascorso breve periodo, 1 mese, 2 mesi, adesso non ricordo, dallo svolgimento dell'esame di Stato, sono entrato a far parte dell'azienda per la quale tuttora lavoro. Un master internazionale in economia dello sviluppo e cooperazione internazionale a Tor Vergata, Roma, il quale prevedeva uno stage di 6 mesi in un'agenzia delle Nazioni Unite che ho fatto nel 2007 in Repubblica Dominicana. Dopodiché ho continuato a lavorare in ONG locali in Repubblica Dominicana e internazionali ad Haiti. Dopodiché, a partire dal 2011 ho fondato una società, una SRL, che fa consulenze praticamente nel mondo sempre della cooperazione, della investigazione sociale, eccetera, eccetera. Quali sono gli aspetti che più ti soddisfano del tuo lavoro? La possibilità sicuramente di mettersi in gioco, mettersi in discussione, la possibilità di migliorarsi, quindi, perché comunque il mondo del quale faccio parte, lavorativamente parlando, è in continuo divenire. La possibilità di mettere del mio senza dovermi per forza adattarmi a schemi prefissati, per la flessibilità è importante. E per il tempo che posso più o meno a volte gestire io, a volte no, e per anche per la situazione economica che mi permette avere. E quali sono invece gli aspetti per i quali non sei molto soddisfatto? Il mondo del lavoro ad oggi è un po' statico, ci siamo un po' fermati in alcuni casi. In alcune situazioni si è un po' tornati indietro. Cercherei di essere un po' più proiettato nel futuro in certe situazioni, in certi ambienti. L'instabilità sicuramente, non si sa mai cosa può accadere a livello professionale e lavorativo, anche se questo oggi come oggi riguarda tutti noi, no? C'è qualcosa che cambieresti nel percorso che hai fatto? Molti studenti, dopo essersi laureati, dicono che dopo aver lavorato in varie strutture, dicono che se potessero tornerebbero indietro e cambierebbero e stravolgerebbero. Io no, io penso che che la facoltà che ho fatto sia in realtà adatta a me. Cambierei alcune scelte successive eventualmente. Prima di tutto mi formerei in temi più specifici, più tecnici. Sceglierei il master che ho fatto, ovvero non lo farei nell'università in cui l'ho fatto, e sceglierei lo stesso tema e magari anche un po' più tecnico, però in un'università all'estero, e cercherei magari di approfondire temi relazionati con la tematica ambientale, con le energie rinnovabili, la prevenzione o risposta ai disastri ambientali, eccetera eccetera. Che cosa rifaresti certamente? Il percorso formativo lo rifarei. È chiaro che non si può rispondere così su due piedi cosa rifaresti o non rifaresti, perché ci sono gli interessi vengono e si sommano pian piano che si va avanti nel corso della vita, quindi magari dopo la laurea ho scoperto di avere un talento sul lavoro che magari avrei potuto sviluppare prima. Per quanto riguarda il discorso lavorativo, lavoro in un'azienda che mi ha dato tante possibilità, per cui insomma, me la tengo stretta al giorno d'oggi. Studierei in un master e sicuramente ne rifarei di più di esperienze all'estero. Cosa consiglieresti ad un ragazzo che sta per diplomarsi? Di credere fortemente in se stesso, di fare ciò che
di fare una scelta indipendentemente dall'università di passione soprattutto? Sceglierei l'università in base a quello che voglio essere, che voglio essere da grande, diciamo. Consiglio di studiare materie tecniche, consiglio di uscire al più presto dalla propria città, dal proprio paese, se si può, vedere quello che c'è fuori. Soprattutto cercare lavori e cercare di specializzarsi in aspetti che arricchiscono non solamente la persona, non noi stessi, ma anche a livello sociale, che produscano beni per noi, ma soprattutto per gli altri e per tutto ciò che ci circonda.